saluto il mio nuovo ospite, Luca Marco Giraldin, responsabile comunicazione del Centro Accelerazione e Metabolismo Milano. Buongiorno, grazie per essere con me. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Buongiorno anche ai telespettatori. Buongiorno, grazie. I nostri telespettatori lo sanno che in modo abbastanza regolare diamo voce a, ripeto, rappresentanti dei diversi settori per farci raccontare come è stato questo anno di pandemia, ma soprattutto come si sta nel presente guardando al futuro, insomma. Intanto proprio partiamo da qui, l'andamento del mercato, della cura della persona, quello di cui vi occupate in un periodo così complesso, perché poi il benessere, il fitness, tutto ciò che è legato alla cura della persona è stato un po' messo da parte, no? Credo, visto come un aspetto di serie B, come ho detto poco fa. Assolutamente, allora diciamo che il mercato adesso sicuramente ne ha in qualche modo, ne è stato colpito. Generalmente noi quello che iniziamo a vedere è che l'andamento nelle prossime settimane, nei prossimi mesi sarà sicuramente quello di rientrare nella dimensione della persona anche all'interno della cura. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà come esseri umani noi viviamo sempre in due dimensioni, una dimensione che è interiore a noi stessi, una dimensione che è esteriore, quindi quello che siamo, come ci sentiamo, come vogliamo apparire a noi stessi e poi rispetto agli altri. La pandemia ha cambiato un po' la percezione di queste due dimensioni e in questo momento noi ci possiamo sentire più deboli, minacciati, insicuri, sia date le limitazioni che comunque stiamo vivendo nella nostra quotidianità, ma sia anche a tutte le attenzioni che noi non sentiamo di non poter dare al nostro corpo, al nostro fisico, alla nostra bellezza in generale. Quindi tutto ciò implica comunque che il mercato cambierà perché saranno necessari c'è una grande volontà da parte di tutti noi di cambiare e questa volontà si unisce anche ad uno sprint, chiamiamolo così, di motivazione che stiamo sentendo, abbiamo sempre più voglia di uscire, sempre più voglia di vederci con gli altri. Questo perché? Perché la dimensione comunque relazionale è vitale e fondamentale per il nostro benessere. Già adesso anche attività che erano quotidiane, l'andare diciamo così, in spa piuttosto che l'andare in palestra, molte visite mediche di routine diventano difficili, diventano secondarie, come diceva lei, diventano un aspetto di serie B. Dobbiamo riuscire a riprendere il controllo del nostro corpo, riprendere il controllo della nostra mente e della nostra quotidianità. Giusto così per una citazione, no? Si dice sempre mens sana in corpore sano. Mai come mai la dimensione psicologica e la dimensione fisica vanno di pari passo. E queste limitazioni che stiamo vivendo con la pandemia hanno portato a concentrarci verso l'interno, verso la nostra interiorità, ma anche verso la nostra dimensione domestica. Quindi, se da un lato stiamo rivedendo i nostri obiettivi, i nostri desideri, pensando a come potremmo essere delle persone migliori, dall'altro lato anche ci siamo concentrati sulla nostra dimensione domestica, stiamo cercando di vivere meglio con noi stessi all'interno delle nostre mura. E Sì. questo sfortunatamente ha inciso sulla sedentarietà anche della corpo. Certo. Beh, infatti, guardi, io la interrompo, ma solo per darle poi di nuovo la parola, nel senso che proprio perché si pensa che queste attività, che come la vostra, insomma, siano di serie B, in realtà ci porta a fare delle considerazioni ben più precise, cioè. Questo periodo che è stato caratterizzato e che è ancora caratterizzato dall'emergenza sanitaria porta a essere più stressati, più insomma in ansia, no? Spesso si Assolutamente, dorme poco, certo. i rapporti sociali non ci sono più, quindi immaginiamoci, e secondo me faremo i conti dopo. Chiedo conferma anche a lei, visto che si occupa di questo, io mi fermo qui, posso solo sollecitare queste riflessioni, ma insomma si faranno i conti dopo quando forse potremo tornare alla quotidianità, paradossalmente. Oggi paradosso è un po' una parola che stiamo usando spesso, ma perché torna più volte. Ecco, è corretto quello che sto dicendo. Quindi, quali nuove esigenze in qualche modo sono scattate, sono state messe in atto? Avete riscontrato, insomma, forse la cosa più corretta da dire? Certo, allora sicuramente si può parlare di un paradosso, sicuramente c'è un bisogno di stabilità in qualche modo, che è anche un po' il concetto di cura di per sé. Se noi andiamo a rivedere anche un po' l'etimologia del concetto di cura, è da un lato la premura, l'attenzione di noi verso noi stessi, dall'altro
dall'altro lato è anche la responsabilità di coloro che le somministrano queste cure. Quello che più è inficiato in questo periodo è proprio l'aspetto anche relazionale del rapporto tra paziente ed operatore. Cosa vuol dire? Noi attraverso i media comunque siamo sempre in contatto, no, con il mondo, lo siamo stati anche in questo periodo, ciò nonostante sentiamo ancora più forte adesso il bisogno di un contatto, e questo contatto è un po' un ritorno all'antico, cioè noi siamo animali sociali alla fine, quindi nonostante abbiamo a disposizione la scienza e la tecnica che ci aiutano, allo stesso tempo abbiamo bisogno del calore del contatto umano. Nel nostro caso quello che vediamo è che il nostro ruolo sta cambiando, non più di offrire solo dei servizi, di poter offrire delle cure, delle terapie, ma quello di accogliere, di comprendere, di accompagnare i nostri pazienti e di rispondere in maniera efficace a quelle che sono le loro esigenze, anche perché è un periodo in cui queste esigenze si tramutano in fragilità, in vulnerabilità, in limite. Questi limiti però vengono riconosciuti attraverso delle scelte. La scelta di scelta ecologica, una scelta professionale, una scelta di vita, una scelta aspirazionale. E la prima scelta, quello da cui noi dobbiamo ripartire, è il benessere. Okay, benessere sì. Che non è scontato. Certo. Ecco, se lo leghiamo a quello di cui vi occupate voi nello specifico, il metabolismo, una parola che conosciamo tutti, ma che forse non colleghiamo direttamente al benessere, cioè perché è invece collegato direttamente? Allora, il metabolismo in realtà per definizione sono tutti i processi e le reazioni biochimiche che avvengono all'interno del nostro corpo. In poche parole, come le nostre cellule funzionano e quanto bene funzionano. Purtroppo negli anni si è sempre legata la parola ad un discorso di dimagrimento, quasi con un'accezione colpevole, no? È colpa del metabolismo. Il nostro corpo in realtà non ha solo un livello di metabolismo, ha tanti livelli di metabolismo. Possiamo parlarne a livello sistemico, ma fino ad il livello cellulare. Ogni cellula ha dei compiti, delle necessità energetiche diverse, quindi un metabolismo diverso. E attraverso il nostro gruppo medico, comunque, che racchiude diverse realtà, noi quello che andiamo a vedere è come aiutare il metabolismo di ogni singola tipologia cellulare. Cosa vuol dire? Se da un lato ci occupiamo di miglioramento metabolico a livello muscolare, dietologico, circolatorio, possiamo anche parlare di un metabolismo a livello dermico, quindi come avere una pelle fresca e radiosa con delle terapie meta-aging, oppure anche di articolazioni più flessibili attraverso dei processi di rigenerazione autologa. Okay. In particolare il nostro centro si occupa, il centro accelerazione metabolismo, si occupa di tutta quella parte legata più alla tendenza ad ingrassare. Per ovvi motivi, ma oltre al focus legato al peso anche di tutti i tessuti in generale, quindi sia per chi ha necessità di sbloccarlo ed accelerarlo, sia anche per coloro che hanno magari degli atleti fino alle persone più sedentarie di qualsiasi età che hanno bisogno comunque di qualche cambiamento all'interno del loro corpo. Ecco, ovviamente vabbè, non le ho chiesto, però credo che siano molto importanti le perdite economiche che ci sono state, no, in questo ultimo anno per il vostro settore. Allora, sicuramente è stato inficiato, anche se come centro medico comunque abbiamo la fortuna di poter operare e di aver comunque cercato di poter mantenere un livello di servizio e di assistenza comunque ai nostri pazienti anche durante questi mesi difficili, che erano anche quelli in cui si sentiva più la necessità magari. Certo, assolutamente. No, guardi, stavo leggendo, non ero distratta, stavo ascoltando quello che diceva, ma siccome sono partite le domande per richiedere i sostegni contenuti nel decreto legge, ne sono arrivate 2000 solo nei primi 10 minuti, figuriamoci, questo in generale nei vari settori, ma siccome stiamo facendo un po' il punto su, cioè sono tantissime, speriamo che possano essere accolte nella loro interezza, dando quello che si deve a chi ne ha bisogno, però ecco, le domande possono essere presentate fino al 28 maggio, tantissime, cioè 2000 nei primi 10 minuti. Allora, le chiedo in ultima battuta, quando potremo finalmente tornare alla normalità grazie ai vaccini? E anche qui leggevo una notizia per cui sono stati superati 3 milioni di vaccinati con la seconda dose, così ci uniamo anche tutti questi bei numeri che danno un po' di speranza. Quale tendenza che avete appunto riscontrato durante il periodo di pandemia, che lei ci ha raccontato, rimarrà una costante nei comportamenti delle persone?
Allora, sicuramente nel campo della salute e del benessere c'è stata un'evoluzione digitale, sempre più spesso sentiamo i termini e-health, e-fitness, e-wellness. Quindi questa interazione digitale che modifica proprio il rapporto medico-paziente con visite e consulti in remoto che comunque danno flessibilità, comfort e diciamo così sopperiscono a questa distanza. Parliamo di evoluzione perché sicuramente non si arriverà ad un'esperienza al 100% digitale, proprio dato il tipo di settore. Speriamo in uno sviluppo figital, quindi in cui degli elementi di diagnostica e dialogica, diciamo così, tecnologici rimarranno comunque ancorate ad un rapporto umano di interazione, che alla fine è il patto di fiducia e di empatia che comunque noi abbiamo con il cliente. Quindi quello che serve con il paziente sarà proprio un approccio tecnologico di valore che possa dare delle risposte, ma allo stesso tempo unito a questo approccio umano, empatico e personalizzato con il professionista clinico. Ottimo, allora Luca Marco Giraldini, io la ringrazio, ci sarà spero occasione di risentirci per fare un po' il punto e sperando magari nel momento in cui si potrà pensare realmente di tornare alla normalità. Comunque grazie per averci illustrato Grazie un po' come è cambiato il mondo nel vostro settore e ripeto, a presto, grazie a voi. Grazie mille. mille a voi, a presto.